oggi si parlerà, credo, di riforma fiscale in Italia, si parlerà del nuovo patto di stabilità europeo, cioè stabilità e crescita, che significa la riforma delle regole fiscali europee, che implicano un controllo del bilancio dei singoli stati. Penso si parlerà poi del contesto in cui queste regole dovranno essere utilizzate, e il contesto è quello di un'inflazione che dopo decenni è tornata. Dobbiamo fare i conti con questa inflazione, un taglio del potere d'acquisto su cui poi la politica di bilancio dovrà intervenire, per almeno sulle classi di reddito più basse, e per impedire, diciamo, fare una politica di bilancio che riesca anche a aiutare la politica monetaria a frenare l'inflazione. È chiaro che nel mercato del lavoro i lavori cambiano, le competenze devono cambiare, è importante che vengano accompagnate le persone a formarsi e poi da passare da un settore che perde occupazione ad andare in un settore in cui l'occupazione cresce. È facile a dirsi, non è tanto facile a farsi, ma questo è quello che bisogna fare. Concentrerò di come un governo deve affrontare i problemi di inflazione in crescita in un contesto in cui c'è un'inflazione che è partita e che incide molto forte e che quindi deve far rivedere le prospettive del bilancio, e nella prospettiva anche del fatto che le regole fiscali europee saranno ripristinate probabilmente dal prossimo anno. Il patto di stabilità e crescita, che regola il massimo di deficit e di debito dei singoli stati, è stato sospeso durante la pandemia. L'anno prossimo entrerà in vigore e si sta discutendo la riforma di questo patto. Professor Tria, proprio da questo punto di vista ci si aspettava forse che l'Europa allentasse un po' la stretta sul bilancio degli Stati membri. Come mai l'effetto della pandemia è già evaporato? Beh, in questi anni di pandemia non c'è stata nessuna stretta. La stretta veniva dal fatto che bisognava fare debito aggiuntivo a condizioni accettabili. Questo è stato permesso dalla Banca Centrale Europea. Quello che ha fatto durante la pandemia la Commissione è di sospendere il patto di stabilità e crescita e quindi rendere liberi i governi e gli stati di indebitarsi, ma il potersi indebitare effettivamente è stato concesso dalla Banca Centrale Europea, che ha acquistato i titoli di Stato, e quindi questo ha permesso di indebitarsi a tassi di interesse molto bassi. Adesso i tassi di interesse invece sono fortemente in crescita, perché bisogna combattere l'inflazione. Dall'anno prossimo rientra in vigore appunto il patto di stabilità e crescita riformato e la discussione sulle riforme. Quindi in pratica la Commissione europea non ha mai detto ufficialmente di voler andare indietro rispetto ai vincoli di bilancio? No, i vincoli di bilancio rimarranno, bisogna vedere come verranno applicati, ma la discussione è in corso.